Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games. Io sono Carlo, oggi ragazzi siamo tornati per fare un nuovissimo video. Oggi siamo su Star Wars Battlefront, siamo sulla Open Beta, ragazzi, è uscita proprio oggi, sono le 4. E l'ho scaricata ieri e oggi sono già qua pronto per giocarci. Infatti ragazzi facciamo subito una partita a Dropzone, mi ispira così. È la mia primissima partita a Star Wars Battlefront. Non ho mai giocato a nessun Star Wars prima, ragazzi, perché io non ho mai giocato a nessun Star Wars prima. Infatti adesso questo qui mi ispira veramente un sacco. Dovrebbe essere un FPS veramente fatto molto molto bene, quindi adesso lo andiamo a provare insieme, ragazzi, sperando che trovi una partita. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta trovare una partita finalmente, perché ci ho impiegato veramente almeno un quarto d'ora praticamente per trovare una partita. È veramente una cosa disgustosa il matchmaking in questo gioco, cioè ho dovuto riaprire il gioco 3 volte, non sto scherzando, e cercare dei server continuamente. Comunque ragazzi, siamo dentro, skippiamo. E niente, prima partita, mamma mia che grafica, regà. Veramente che grafica, attenzione. Ha veramente una grafica allucinante, devo dire. Il gioco adesso io lo sto facendo girare su computer. Siamo su computer, mi sono scordato di dirlo. Con una GTX 970 dell'Nvidia MSI. MSI, anzi. Perché sennò mi picchiate. Allora, sinceramente non so cosa dobbiamo fare. E infatti era un video giusto per farvi vedere un po' com'era il gioco. Cerchiamo di fare un minimo di score, almeno, dai. Anche se sarà dura. L'unica cosa, ecco, non c'era il doppio salto. Mi sembra di aver visto che ci fosse stato il doppio salto, regà. Intanto poi ogni tanto ci sono questi lag mostruosamente mostruosi che fanno... Ecco, un'altra cosa che ho notato, non c'è la ricarica, regà. Regà, muori. Ok, prima kill fatta. E non si ricarica mai. Almeno quest'arma non la ricarico mai. Allora, abbiamo metà vita, quindi siamo attenti. Cerchiamo di stare un attimino coperti. Si recupera, vero, la vita? Sì, bene. Bene, bene, bene. No, aia. Chi è? Il cecchino? C'è un cecchino da qualche parte. Ah, là sopra, non l'avevo visto. Chi è, dov'è? Non l'avevo visto, assolutamente. Oh, regà, cioè, devo dire, fa paura, eh. Ecco, poi c'è anche la modalità di terza persona, che non ho ancora ben capito, sinceramente, a cosa possa servire in un FPS, forse un po' per guardarsi intorno, perché poi se miri... Ah no, rimane in terza persona, pensavo che venisse fuori il mirino, però io sinceramente preferisco la modalità prima persona. Ogni tanto ci sono delle laggate veramente che si blocca il gioco proprio di botto, non so cosa sia dovuto, forse sarà perché ragazzi è pur sempre ancora una beta, quindi non si può voler tutto dalla vita, muori male. La granata, non l'ho vista, raga. L'ho sentita, però. Non l'ho vista arrivare, ma l'ho sentita. Ha tipo fatto una mega carica. Eccolo. Oh, mi ha spawnato davanti. E io morire. Non muore, raga. Oh, no, 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 non va bene sta cosa. Iniziamo subito con i giochi che la gente non muore. Ma quante volte l'ho shottato? Raga, no, 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 non va bene. Siamo già partiti male. Che la... La gente non muore, questo è il nemico però. Almeno te muori però. Grazie, almeno te muori. Ok, cerchiamo di stare attenti, anche perché è un ambiente talmente aperto, ragazzi, sta mappa, che cioè possono sbucare praticamente da tutte le parti i nemici. Tipo questo, gli stiamo arrivando da dietro, malaccio. Poveretto, raga, cioè, mi dispiace uccidere la gente da dietro quasi, perché veramente, cioè... Allora, qua c'è il nostro amico e qua davanti ce ne sono alcuni. Occhio, eccolo. Raga, non muore. Non muore. Ah no, dopo un po' finiscono i colpi allora. Sembrava strano. Eccolo, là. E non muore. Vabbè, 2 contro 1, raga, però non è giusto, scusate. Cioè, un minimo di pietà. Un minimo di pietà. Io non lo so, però, cioè, un minimo di pietà. Però io voglio il doppio salto, non so perché. Di solito lo odio il doppio salto, però tipo su Destiny mi piace usarlo. Su questo gioco, secondo me, con tutti questi crateri, con tutte queste rocce, potrebbe essere utile. In Call of Duty no, che è una minchiata assurda, a parer mio. E poi magari c'è chi piace, però sinceramente a me non piace. Vediamo cosa possiamo andare a fare. Comunque ragazzi, prime impressioni veramente, veramente ottime. Cioè, mi ha colpito la grafica, cioè ci sono rimasto veramente... La grafica ha un reparto grafico allucinante e devo dire che non mi sembra neanche così tanto... pesante da dire che serva una mega scheda grafica per farlo girare. Eccolo, no. Regà, mi sbucano da tutte le parti. Mi sbucano da tutte le parti, veramente. Cioè, cerchiamo di stare un po' più riparati e di giocarcela, perché sennò veramente non riusciamo a fare assolutamente
Niente. Ecco, vedete? Stando... E due? No, no, quasi, raga. Stando riparati forse si riesce a fare un po' più di kill. Stando sempre attenti alla zona perché secondo me compaiono da tutte le parti. Cerchiamo di avanzare piano piano, vediamo cosa riusciamo a fare. Tipo questo. Potrebbe ma anche morire. Grazie. Grazie mille, molto gentile. Almeno se non muore, se la gente muore mi fa un piacere. Ok, qua si stanno sparando qualsiasi cosa, quindi tipo questo. Due, 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 occhio, occhio. Occhio di... E vabbè, raga, da tutte le parti sono. Cos'è sta cosa? Io, raga, non so se le vedete queste laggate, ma fanno veramente paura, eh. Cioè, ogni tanto caccia delle laggate veramente paurose. Potrei provare anche a sparare senza mirare. Secondo me, in certi casi, tipo qua, conviene, vedete? Secondo me si fa prima a mirare senza sparare. A mirare senza sparare. Questa me la segno. A sparare senza mirare. Raga, sono fuso oggi. Ho appena finito di registrare Metal Gear Online, che sinceramente non mi ha colpito più di tanto. Però questo devo dire, ragazzi, veramente sembra veramente ben fa. Cos'era quella cosa che si è mossa in mezzo? Ok, non mi faccio troppe domande. No, fuori dalla mappa. Sì, sì, vabbè, siamo in un angolino della mappa sperduto, chissà dove siamo. Ma quello? C'era uno che camminava su una scogliera così, a casaccio totalmente. Comunque, ragazzi, per me che non sono un fan della saga di Star Wars, mi sembra veramente, veramente un gran bel gioco questo. Cioè, è fatto veramente molto bene. Poi sarà ripetitivo, l'avrò già detto almeno mille volte. Poi, ovviamente, ragazzi, è da giocare per capire... Cos'è, cos'è, cos'è? Cos'è? Da dove? No, raga, cos'è? Ma io stavo camminando lì... Cioè, ero solo soletto. Sono morto così a caso. Vabbè. Comunque stavo dicendo che bisognerà poi vedere se non può essere un gioco molto ripetitivo. Perché se alla fine... Alla fine, com'è, ragazzi, tutti gli FPS... Aia. Minchia, due colpi. Due colpi, raga. Vabbè. Comunque noi ormai non stiamo più a far caso al ratio. Però stiamo facendo un 5-8 abbastanza tristissimo. Però vabbè, raga, meglio che niente. Proviamo a riutilizzare la tattica di prima, ovvero quella di ripararsi da qualche parte e guardarsi intorno. Tipo, vediamo se compaiono dei nemici da qualche parte. Tipo, qua dovrebbero essercene alcuni. Vediamo, vediamo, cari amichetti. Dove siete? Venite fuori. Eccolo. Mi sa che l'ha seccato. Via, assist. Figuriamoci, figuriamoci se non iniziamo a fare gli assist anche qua. Proviamo a girarli. Oh! Via, 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 c'è una granata. Questo l'ho vista, che l'ha tirata proprio. Ma manca gli indicatori o sbaglio? Cioè, raga, non ti fa vedere quando ti tira una granata, non te la fa mica vedere. Ok, questo qua da dietro. Ucciso malamente, poveretto. Vabbè. Mi hanno ucciso non so quante volte anche a me da dietro, quindi mi sembra giusto. Ecco, appunto. Poi mi sbucano da tutte le parti, raga. Cioè, ma cos'è? Da quell'angolo lì mi hanno già ucciso anche prima. Non ho mica capito questa storia. Io, raga, spero che... Io spero che tutti questi lag non si vedano nel video, perché veramente è un blocco totale. C'ha dei cali di frame assurdi. Fatemi sapere nei commenti per i giocatori sul PC se anche voi avete questi mega cali di frame allucinanti. Io ho scaricato anche stamattina i driver Nvidia, in teoria aggiornati per la beta di Star Wars Battlefront. Però non mi sembra che facciano quello che devono fare, perché veramente ha dei cali di frame allucinanti. E mi killano così a caso. Gli rimane 6% di vita, però mi killano sempre. Mai una volta che li killo io, raga. Non è giusto. Poi ok che sono smirato adesso negli FPS, però... No, quell'amico. Chiedo venia. Giuro che non volevo. Giuro che non volevo. Vediamo cosa riusciamo a fare in questi ultimi 45 secondi di partita. Via, eccolo. L'ultima kill almeno, dai. Ok, così si fa il corpo a corpo. Non so come si tirano le granate, sinceramente. Vabbè, lo scopriremo. Mi piacerebbe tirare una granata a casaccio totalmente. Eccolo. Morirò, morirò, ovviamente. Morirò. E sono morto, ragazzi. Fatemi sapere, ragazzi, qui sotto nei commenti
cosa ne pensate di questa beta, se la state provando, se ci state giocando. Io sinceramente ci giocherò un po' in questo weekend che è disponibile, credo sia disponibile fino al 12, oggi è l'8. E niente ragazzi, fatemi sapere con un commentino qua sotto cosa ne pensate. Intanto tra vari lag, io spero che la mia voce comunque... Mi hanno anche ucciso nel frattempo, che lagga, non si sa cosa succeda. Lui lagga e mi uccidono, mi sembra giusto. Comunque ragazzi, stavo dicendo, fatemi sapere qua sotto nei commenti. Abbiamo vinto, incredibile, incredibile, abbiamo vinto, ogni tanto vinciamo anche. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo Star Wars Battlefront. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Con questo io vi saluto ragazzi. Ciao ragazzi.